Allora, compagni, compagnia. Questi sono i livelli miei. Qui sotto, unità. Sì, perché ho beccato loro due. Ciao Peppe, 192, buonasera a te. Come stai? Come state tutti, ragazzi, eh? Oggi Pietro purtroppo si ha mal di testa, si è ammalato e non potrà venire in live, l'altro moderatore. Riprenditi, amico mio. E allora, ho liberato. Devo cercare compagni. E allora, clan. Fatto regno, clan. I due bambini, Varick e Alda, che sono gemelli. Allora, Siga. Ce l'abbiamo dietro, Giolanna pure. Dobbiamo trovare lui Micri che è Oxol. Rosazza che è Deaomor. E Saneopa e Danglenis. Allora, forse già, ecco, le avevo segnate, eccole lì. Beh, questi sono lontanissimi. Oxol e Danglenis ce l'abbiamo vicini. Ok, andiamo qua. Forza Napoli. Sentite che signori cinghiali di cui siete stati separati dopo una battaglia nei pressi di questa. Ok, l'abbiamo trovato. Taverna. Allora, dovrebbe essere qui. Compagnia di Nikron. Lasciare i membri qui. Taverna. Ciao, Sigor. Recluterò. Mercato. 78.000, non riescono a ripagarmi la spada, raga. Però, raga, io penso che da nessuna parte troveremo queste cifre. Quindi io quella di Jovex la vendo per 78.000 e rotti. Vediamo se posso invece comprare qualcosa. Ad esempio, mi prendo i muli. Qualcosa per raggiungere quella cifra. Vabbè, questo rom faila 280.000, madò. Scudo riscaldatore alto. La traduzione, ragazzi, purtroppo ultimamente non è stata portata più avanti. Per non parlare degli arpioni, 288.000. Vabbè, mi sembra che sia una cifra buggata quella lì. Prendo tutta la legna e il minerale ferroso. Capacità limite superata, vabbè. Commerciale è abbastanza sicuro, va bene, sì, va bene. Nigron, ho aggiunto per sbaglio il termine. Dai termini consentiti, come si fa a non consentirlo? Che non ho capito come si fa. Adesso. Vabbè, poi vado a controllare io perché apparirà nella lista dei termini consentiti. Devo andarlo a disattivare. Vabbè, lo faccio dopo, non ti preoccupare. Sì, che ecco, l'abbiamo notato che tu stai perdendo il senno ufficialmente con gli achievement di Hearts of Iron, perché sei sempre collegato con quel gioco. Dice, lui studia, non può seguire le live perché studia. E invece poi sembra l'acqua giocare. Sì. Bella, eh? C'è un torneo, ma io forse. Ok, la salute ce l'ho al massimo, quindi posso partecipare al torneo. Devo lasciare il 3 ore accese PC per un achievement. Che sta stupidata. Scommetti quando posso scommettere. Madonna miseria, vabbè. Perché complicarsi la vita? La squadra blu è la migliore.
Vabbè, ma è comunque assurdo come. Non mi era mai capitata una cosa del genere. Che ti convincono una cosa diversamente legale per implementare cose al shipment. Quindi lo lascio là fino a che non riesco a prenderlo. Bravo. No, vabbè, dovevo fare salto. Niente. Non mai devo guardarlo. Sono morti contemporaneamente. Grazie amico mio, grazie. Grazie per il Prime mezzo. E sono due insieme a quello di Viper. Grazie amico, grazie. Grandissimo. Ho sentito i rumori, l'impeto, il suono. Grazie mille, grazie, grazie, grazie. Dai, facciamo crescere questo canale. Ragazzi, condividete la live ovunque se riuscite. Anche perché poi uscirà la lettera magica anche quest'oggi. Amalgun. La faccio pappare la spada. Dai, arciere contro arciere, dai, ammazzalo, dai. Minchia spada che aveva conservata. Villain Tour de Wongren. Ciao! Norogur il sapere. Contro Nikron, possiamo riscommettere. No, con l'ascia no. L'ascia no. Non ho l'abilità con l'ascia. Però l'ho ammazzato. È andato. Round finale. Round finale, ragazzi. Salta. Salta. Scommetti sulla finale, ragazzi. Scommettiamo. Voi scommettete con i beat. Dai, scommettete con i beat voi. Chi vincerà? Puttana. Muori. Maledetta fellona. Wins. Pure incasato là, ha preso pure la spada. C'è un modo per dare beat senza pagare, sembra un po' difficile. Però c'è una particolare lotteria che si può abilitare. Quindi lasciate fare a me, ragazzi, come un po' di tempo, perché sono stato preso un po' dal lavoro, un po' dalla questione di fare sto concorso qui con voi, questo contest, ma presto abiliterò pure quella. Quindi non vi preoccupate, ragazzi. Allora, io qua dovevo recuperare lo stronzetto, l'ho recuperato. Andiamo a vedere le truppe, dovrei averle a massimo, ecco, infatti devo cederne uno. Sì, lo so che ho superato il limite, una devo mandarla a casa, per forza. Mandiamo a casa una. Vabbè, prima facciamo fuori questi qua, questi razziatori. Se li becchiamo. Entro Natale, magari. Sì, praticamente ho fatto tutta la mappa. Ce l'ho con te, brigante, arrenditi ora. Pensi che se scivo non mi fido di te neanche un po'. Quindi muori. Muori. Vediamo se muore qualcuno dei nostri, almeno così evito di congedarli. Grazie ancora mezzo per il secondo Prime. Grazie, grazie, unico mezzo. Si sta dimostrando un ragazzo dei sani principi che veramente mi supporta, come del resto anche gli altri, Però lui ultimamente più di altri.
Attack! Si è buggata la musica, raga. Ah, ecco, è arrivato. Minchia. Volevo fare... Madò, il ginocchio magico, ragazzi, sempre, eh. Sempre nel tallone. Li ho finiti. Ragazzi, se oggi vi portavo quella mod là, vi gasavate un casino. Peccato che cresci in continuazione, maledizione. Ragazzi, sto gioco con le mod sarà... Cioè, io non vedo l'ora, ragazzi, di provare quel... Kingdom of Arda, raga. Del Signore degli Anelli, raga. Quella lì sarà strepitosa, madonna. Già immagino le battaglie contro gli Urukai. Livelliamo. Allora, qua c'è Sinor. Che purtroppo, ragazzi, come dicevo prima, è un po' buggato anche il movimento della grafica. È molto sconnesso graficamente. Devo stare attento a dove muovo il cursore. Va bene, devo mandare uno a casa. E l'ho capito. E ora mando a casa una recluta. Ciao amico. Io, ragazzi, è peccato che realmente ho visto che funziona. Solo ho provato ad andare in retrocompatibilità per utilizzarlo con la versione precedente, ma funziona soltanto con la 1.5.7, che è l'ultima versione del gioco, che è pure beta, ma significa che perdo io i salvataggi dell'attuale partita e non posso perderla, raga. Abbiamo troppo carico. E a Orxol vendiamo tutto, dai. Ci togliamo un po' di carico da dietro. Da dosso. L'argento, la spada. Già non mi può più pagare. Vabbè, andiamo a fondere poi tutte quelle armi lì. Come facevamo tempo fa. Dovrebbero mettere un modo per andare da una versione all'altra, non te lo fanno fare. No, è impossibile, come fai a scattare? Dovresti avere 10 versioni del gioco sul PC. Già ogni aggiornamento di Bannerlord, ragazzi, pesa intorno alle 8-9 giga. Quindi non è una cosa di poco. Dai, Enicron, ora devo attendere 2 anni di gioco, tipo 40 minuti, per forza devi avere gli achievement. Vabbè, me ne vado a guardare la live sul letto. Vai a riposare, vai a riposo. Minchia, qua i razziatori sono belli grossi, eh. 36. No, perché mi appoggiano pure questi? Praticamente nessuna esperienza adesso. Comunque per i pezzi sto cominciando a prenderli. Bravo mezzo. Attack! Bravo. Perché sappi che c'è sta carenza dell'hardware ultimamente, ragazzi, c'è la crisi dell'hardware. Tutto li beccherete sovrapprezzati. Quindi se hai delle occasioni e guardi tramite Amazon i minimi storici e vedi che comunque il pezzo cavalca l'onda, diciamo, in quel caso ti consiglio di prenderli. Non si vede un ciufolo. Che confusione.
Ma almeno uno lo ammazzo, no? No. Ma ho io la mia spada! L'altro ieri, ragazzi, mi veniva in mente di riprendere Warband. Dico, ma continuare la partita su Wiking Conquest, magari? Posso? Faccio bene, ragazzi, a riprendere quella partita lì. Bravo Peppe. Continui il tuo tour con Train Simulator. Bravo, bravo. Oh, ma proprio sei appassionato te, eh. Ne è rimasto uno solo. Ormai passiamo da Rovalt e lasciamo il peso in eccesso. Mercato. Allora, ho un sacco di peso in eccesso e non so da che cosa sia dovuto. Sicuramente da tutto questo legname che ho dietro. Quindi andiamo a vendere prima questi. Poi il legno lo trasformiamo allo smith, quindi alla forgia. Prima demoliamo le armi. Non hai materiali, ti serve il carbone, mio signore. Eccolo qui. Allora, demirci attraente. Martello di legno. Altro martello di legno. Accetta. Spada larga. Falce. Scavo. Ancora. Era la zappa. Si chiama ancora o ancora comunque. Raga, ma facciamo una bella spada, che dite? Qualcuno vuole provarci a dare il nome a una propria spada? Che ne dite? Io inizio a farlo, però deve valere soldi, raga. Quindi andiamo direttamente su una spada a due mani, di quelle veramente costose. Anche se a una mano, ragazzi, sono più economiche. Al momento quello che ci interessa è sbloccare più livelli possibili. Guarda, tutti livello 5 mi manca ancora, quindi facciamo quella a una mano. Una bella scimitarra affilata. Controlliamola. Il craccatore. C'è sto. C'è sto. Vediamo se ti piace. Usa i point comunque. Se ce li hai, usa il potere di rinominare. Tanto ne hai milioni lì conservati. Checco non ha mai speso Necron Point. Guarda che c'è qua, guarda, guarda. Pure questo. Qualcosa più adatto a una sciabola. Ti piace questa spada? Anche se questa, ragazzi, mi alletta parecchio. Manico corto, lama lunga. Tanto non tornerà mai il karaoke. Tanto varranno tipo 600.000 point. Vediamo se posso cambiare qua. Col maracassano sotto. Guarda, maraca. Quando muore la gente. Sta arrivando! Altrimenti col pomello dorato, così. Facciamo piccolino, più adatto. Guarda che bagliore. Mi serve due in più di buon acciaio. Nice. Mi serve un altro di acciaio. Ok, possiamo realizzarla. Via. Molto negli standard, raga. Quindi, ormai com'è? Non trovi in città. Non trovi la legna. Il craccatore qui. Quindi il... Sì, con la U.
il craccatore. Nuova parte sbloccata. Cioè, blocchiamo parti nel frattempo. Vediamo quanto vale al mercato, ragazzi, il craccatore. Una merda, oh. Vabbè, 8.000. Dai, non so pochi. Il craccatore vale 8.771, ragazzi. La conservo però per un paio di partite. Nel frattempo vediamo di eliminare sta legna, raga, che è quella che mi dà problema con il peso. Ne abbiamo troppa, ne mantengo 10. Da carbone pesa di meno. Va bene così. Dovrei risolvere il problema del peso. Ecco, infatti, risolto. Troppi assi di legna dietro. La userò subito contro quelli della para. Funziona, funziona. È molto convincente come arma. E salviamo. Adesso il gioco, ragazzi, salva automaticamente ad ogni angolo, praticamente. Crea un nuovo salvataggio. Facciamo... Oggi ne abbiamo, ragazzi, 20. Metto direttamente la data. 20.01.2012, no. 2021, ok. No, trattino non lo accetto. Però l'underscore sì, neanche. Fanculo. Nel salvataggio lo puoi mettere. Se è salvaggiato automatico nasce con l'underscore. Quello mio no. Che cazzata. Torniamo a muoverci nella mappa. Domani ti voglio. Domani devi venire per forza, perché in Conqueror's Blade ti voglio lì, pronto, carico. Ti voglio lì, ti voglio lì. Charge! Audio, musichina. Dove sei? Devo richiamarla così praticamente per farla partire. Facciamo il giro largo. Madonna che botta, una clip, ragazzi. Gli ho spaccato la faccia. Una volta che capita, ragazzi, che non lo prendo o nel ginocchio o nello stingo. Che bello farciare la gente così. Come volano, ragazzi. Sandwich. Non lo fate scappare. No, 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 no. È rimasto l'ultimo. Dai. Victory. Domani, boh, potrei addirittura avere un attimo di respiro. Bravo Checco. Se riesci passa di nuovo. Poi mezzo. Poi tra l'altro c'è pure Targets che mi vuole vedere sussurrare ingazzato. Comunque, ragazzi, lunedì prossimo, sicuramente, con la scusa del sorteggio della live, vi porto un gioco nuovo che ho provato, la demo, e mi ha preso un casino perché è una bella demo, nel senso che dura tanto. Quindi è interessante. Cioè, ho fatto livellare un battaniano, ragazzi. Questo è un sacrilegio. Comunque, dicevo, si chiama Black Legend. Se volete, ragazzi, su Steam potete andare a provarlo subito, questo demo. Mi ha preso un casino, ragazzi. È un gioco di ruolo, però, tattico, un po' come...
come lo posso dire, come Idor o come Conquistadors, una cosa del genere, una cosa del genere. Molto simili. Sentite che Mikri Fortunato si trova alla taverna. Adesso andiamo da Mikri Fortunato e lo reclutiamo. Ok. Riscatta tutti i prigionieri. Mi sa che devo mandare a casa un'altra unità. Ancora. Spero in una nuova traduzione, ragazzi. Una nuova traduzione. Di nuovo nel mercato sono entrato. Mi sei buggato il dito a me. E allora andiamo a forgiare. Fondiamo questi oggetti che abbiamo bloccato prima. Ci riprendiamo praticamente la legname che ci serve. Gli altri si trovano invece a Nanglenis. Ci sono già stato, credo. Vediamo, controlliamo meglio. Sì, devo andare a Saneopa e Omor per recuperare loro due. Minchia, ce ne ho di strada da fare.